Ciao a tutti belli di casa, come state? Oggi andiamo a fare una cosa che adorano tutti. Adorano i bambini, adorano i grandi, adoro io soprattutto la fettina panata. Voi direte che ci vuole fare la fettina panata? Ma nessuno la fa come la faccio io. Se andate a vedere sul web, tutti quanti fanno la fettina panata normale. E noi faremo la fettina panata normale. Vi farò vedere come si ottiene un'ottima panatura, doppia, bella, croccante e io ci aggiungo il pecorino romano che va ad arricchire tutto il sapore e una bella grattugiata di scorza di limone nel pane grattugiato. Faremo farina, uovo, farina, uovo, farina, uovo e il pane grattugiato lo buttiamo. Eh? Nessuno fa così. No, dai. Andiamo a vedere cosa ci serve per fare questa fettina panata meravigliosa o cotoletta. Chiamatela come vi pare, ma questa è una fettina panata perché io sono di Roma. A noi a Roma la chiamiamo fettina panata in mezzo al pane con lo cartone. Bah! Allora, ci serviranno delle fettine da fare in padella, della farina, delle uova, del pane grattugiato, del pecorino e dell'olio di semi. Se trovate dall'altra parte del bancone del macellaio un cane che vi dà questa carne qui, è tagliata veramente in maniera di merda. Basta prendere un martello, battete e la fate finissima. Fatela molto molto sottile. E io prendo quella con un po' di grasso, vedete che c'è un po' di grassetto qua, un po' di grasso qua, perché il grasso poi va ad insaporire tutto. Non fate la fettina panata quella magra magra, perché la fettina panata è fritta, quindi non andate a cercare il magro, cercate il sapore sta nel grasso, purtroppo. Io infatti sono grasso e sono molto saporito. Allora, come vedete, eccola qui, la metto qui sopra, gli do una bella martellata. Questa è una cotoletta di manzo, è una fettina di manzo. C'è chi sceglie il vitello, farà la cotoletta di vitello. Ma c'è anche la braciola di maiale panata, no? Che io ho fatto e la potete andare a vedere sulla mia playlist o sul mio blog. Ecco qui. Non spappolate, deve essere sì schiacciata, ma non spappolate, altrimenti non ci mangiamo assolutamente una ceppa. Allora, una volta battuta, mettiamo un po' di sale sulla carne, un po' nell'uovo, qui da un lato, lo mettiamo anche dall'altro, non esagerate. Ci butto un po' di pepone, ecco qui, e poi andiamo a passarlo prima nella farina, che non trovo, eccola qua. Prima nella farina faremo una doppia panatura spettacolare, spettacolare e spettacolare. Eccola qua. Poi la passerò nell'uovo. Madonna madre de Dios. Panatela bene, non in alcuni punti, ma dappertutto. Una volta passata nell'uovo, la ripassiamo nella farina. E qui c'è la goduria, perché una volta ripassata con uovo e farina viene la doppia panatura stupenda. Una volta panata bene, anche la seconda volta la si ripassa nella farina. Spettacolo. Questo qua, visto che mi dà noia, lo stacco perché mi ha rotto. E vai nel pane grattugiato. Allora adesso, quando si va a panare sotto, si mette un po' di pecorino, così lo si fa prendere bene, spettacolo, da tutti e due i lati. Spingete bene perché il pecorino deve entrare nella carne. Se volete arricchire un po' di sapore, consiglio un po' di timo perché ci sta veramente veramente bene, e anche questo si schiaccia molto bene perché va ad insaporire il tutto. Il timo lo potete mettere anche direttamente nella farina, così si insaporirà da subito. Questo l'ho pensato adesso e ve lo dico adesso perché io faccio le cose live, non è niente di preparato in studio con nessuno che mi passa i piatti già fatti. Facile la vita in studio, eh? Ok, ci siamo. 170 gradi. Oh, e andiamo con la nostra fettina panata. Io non la chiamerò mai cotoletta perché sono troppo affezionato alla fettina panata. E questo è il canale della praticità e concreta tradizionalità. Cosa c'è di più tradizionale della cotoletta fettina panata? O chiamatela come volete. Questa è una fettina della Madonna, perché guardate quanto è grande,
cicciotta, poi vedrete dopo quando la taglierò che goduria che è. Come vedete la quantità di olio non è eccessiva, quindi non deve essere sommerso dall'olio, ma insomma deve essere abbondante. Eccola qua, guardate, dopo 2 minuti guardate che doratura che ha la carne, spettacolare, e il sapore del pecorino si sente già che viene su insieme al timo. Spettacolo. Quando mancheranno pochi secondi alla cottura, alla fine cottura, andiamo a mettere il nostro limone dalla scorza di limone, così, solo la parte gialla, mi raccomando. Ci siamo, è pronta la carne, ecco perché l'ho battuta per renderla più sottile, perché ha bisogno di pochi minuti e quindi si deve cucinare molto velocemente. La scoliamo bene. Eccola qui, guardate qui che doratura, spettacolare. La mettiamo su di un foglio di carta assorbente. E dunque, eccola qui, la mia fettina panata, guardate che panatura. Prima cosa asciutta e poi guardate che cicciotta che è buonissima, accompagnata da un'insalatina leggera perché già ci pensa la fettina panata a renderci pesanti. Io dico soltanto godetemi. Cuccioli bellissimi, io vi lascio perché mi vado subito a mangiare questa meraviglia, è una meraviglia, guardate qui, mamma mia, questa è, ce la vedete, parlo più, meraviglia, fatela, rifatela esattamente come l'ho fatta io, mettete anche il timo, il limone, il pecorino, non dite, ma che fatto, provatela prima di criticare, se non capite un, provatela. Provatela, 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 non criticate a priori, non fate i complimenti a priori, assaggiatela prima perché è ottima, è davvero, davvero buona. Io vi do l'appuntamento come sempre alla prossima ricetta, andate sul mio blog che è apparso qui sotto in rosso e come sempre, buona serata, buona giornata, buona nottata o buon tutto da Simone. Ciao!